il tutto si svolge a Milano. Ok, il protagonista è Antonio Dorigo, architetto, 49 anni, che non ha però mai avuto un vero e proprio rapporto con una donna, ok? E, diciamo che riesce a stare con una donna solo se la paga, ok? Quindi cosa succede? Prende un appuntamento per andare con una donna di facili costumi, chiamando la signora Ermelina, che è quella che di solito glieli organizza, ok? E questa ragazza però scopre essere una ragazzina che lavora alla Scala, una ballerina ma è minorenne, ok? Adelaide, di cui però si innamora, ok? Laide, Adelaide. Adelaide però non si innamora di lui, vuole mantenere chiaramente il tutto dal punto di vista sessuale e lavorativo, diciamo, tra virgolette. Dorigo cerca di liberarsi da questa ossessione verso di lei e Adelaide però, come si dice, sfrutta questa cosa e diventa totalmente dipendente economicamente da lui e se ne va dalla casa di appuntamenti di Ermelina. Cioè, praticamente lui diventa il suo sugar daddy, diciamo così. Ok, è brutto da dirlo in realtà. E nonostante non lo soffra perché Dorigo è vecchio ed è invadente, è geloso, ok. Dorigo non si vuole rendere conto dei vizi e delle bugie di Adelaide, però alla fine accetta la realtà e si arrende. Questo ricorda un po' la nausea di oh mamma, Moravia. Andatevi a leggere o guardare il riassunto. Quindi Dorigo comprende che questo amore in realtà è stato un modo per riempire la sua vita che per ora era morta. Era vuota, ok? E dominata dalla paura della morte, ok? Passato qualche tempo, però succede qualcosa che cambia tutto, perché vediamo che i due dormono a letto insieme, contenti, e che la ragazza gli dice di aspettare un figlio. Pensa a potere.